Bene, benvenuti a questa lezione di Hatha Yoga. Proveremo a fare un pochettino di asana, di posizioni dello yoga, in cui chiederemo al corpo di entrare in alcune posizioni di corpo libero su questo tappetino, le terremo per 5 respiri per poi scioglierle, fare ogni tanto qualche piccolo riposo per poi ricominciare l'esercizio e l'asana successiva. Grande attenzione quindi al respiro, grande attenzione al corpo, quello che ci permette di fare con molta pazienza e calma. Gradualmente sì, il corpo si scioglie, riuscirà sempre a fare dei movimenti più precisi e più netti e migliori. Ci possono servire dei cuscini per stare seduti nella prima parte, un pochettino più alto, un pochettino più basso, vedete un po' quando iniziate a stare scomodi in questa posizione. Potete provare a cambiare la posizione delle caviglie, oppure potete anche lavorare con le gambe un pochettino in avanti in questa maniera, con le gambe anche giunte a rombo, anche con le gambe distese. Partiamo dalla respirazione, ci mettiamo con le caviglie incrociate, appunto seduti eventualmente su un tappetino, ci raddrizziamo con la schiena appoggiando le mani nella parte frontale delle ginocchia, chiudiamo gli occhi e chiudiamo anche la bocca per attivare la respirazione che ci serve per fare questo yoga. Inspiriamo dalle narici ed espiriamo mantenendo la bocca chiusa, quindi anche dalle narici. Usiamo le mani per aiutare la schiena a rimanere dritta. Si gonfiano i polmoni e si disgonfiano. L'aria passa solo dalle narici. Il viso si distende. Facciamo un altro respiro. Circonduzione del collo, ruotiamo la testa indietro, piano piano dal lato destro, espirando ritorniamo sul lato sinistro con il mento che va alla clavicola, allo sterno, inspirando ruotiamo nuovamente a destra, espirando ritorniamo verso la spalla sinistra col mento allo sterno, ci fermiamo un respiro, rilassiamo le spalle, facciamo la circonduzione dall'altro lato, inspirando quindi verso sinistra, andando indietro, con l'espiro in avanti, passando dalla spalla destra, ancora un altro a sinistra, inspirando, indietro, espirando, e a destra e in avanti, e ci fermiamo per un altro respiro rilassante. Portiamo le mani indietro, la schiena e al lato del bacino, inspirando, ed espirando raddrizziamo la schiena, solleviamo le braccia con l'inspiro, incrociamole, possiamo anche ruotarle verso il soffitto le mani e rimaniamo fermi 5 respiri, 1, mantenendo questa posizione, 2, con le braccia ben distese, le spalle basse, 3, la schiena dritta, lo sguardo anche dritto possibilmente, 4, apriamo le mani con l'ultimo espiro, 5. Un paio di rotazioni laterali, a destra con l'inspiro, ritorniamo centrali con l'espiro, a sinistra inspirando, ritorniamo centrali con l'espiro, ancora inspiro a destra, ed espiro, ritorno dritto, inspiro, vado a sinistra, ruoto, e con l'espiro ritorno centrale, inspiro, sollevo un po' le braccia, le apro con l'espiro lateralmente, appoggio le braccia sulle gambe e fatico 2 respiri con la schiena curva, anche liberando le gambe in avanti e sciogliendo un po' più nettamente. Bene, raddrizziamoci con la schiena inspirando e portiamo le mani di nuovo qui al lato del nostro bacino, col polpastrelli, in modo che la schiena stia dritta.
incrociamo le mani dietro la schiena con l'inspiro e proviamo lentamente a venire in avanti con l'espiro, spingendo sia il busto, l'ombelico verso le caviglie, il busto in avanti sul tappetino, le braccia verso il soffitto e uno. Attenzione alle caviglie, spostate un po' i piedi, due, se serve. La testa è libera, tre. I glutei non si sollevano da terra. Quattro. E vi lasciate andare un pochettino più in giù, cinque, con l'ultimo espiro. Raddrizzate con l'inspiro la schiena, venite piano piano in su, scanciate le mani, vi portatele all'interno delle cosce e defaticate in qualche modo. Due respiri. Ascoltate il corpo come reagisce a questi primi movimenti. Rilassate il viso. Ritiriamoci in su lentamente con l'inspiro guardando in avanti e riportiamo le mani in appoggio laterale con l'espiro. Solleviamo inspirando le braccia lateralmente, le incrociamo dietro la testa con l'espiro spingendo i gomiti indietro, schiena sempre dritta. Inspiriamo, ruotiamo lateralmente a destra, ritorniamo al centro espirando. Inspiriamo, ruotiamo a sinistra, ritorniamo al centro raddrizzando la schiena. Inspiro ed espiro. Inspiro, ruoto a sinistra ed espiro, ritorno al centro. Inspiro, ruoto a destra, un'ultima volta, ritorno centrale, l'ultimo a sinistra, inspiro ed espiro, ritorno dritto, inspiro, sollevo le braccia e piano piano provo a riportarmi in avanti con le mani che vengono qui, le braccia, anche gli avambracci, davanti alle gambe, la fronte e la testa che cadono giù, morbidi, uno, aggiustate la posizione delle caviglie se diventa fastidioso anche per le ginocchia. 2, 3, 4, lasciate andare un po' più giù la testa con l'ultimo espiro, scorrete le mani indietro lentamente inspirando e ritorniamo in una posizione di defaticamento. 2 respiri ancora, ascoltate il corpo, uno e due. Raddrizziamo nuovamente la schiena, inspirando, guardando in avanti e riapportiamo le mani di nuovo in appoggio laterale. Solleviamo il braccio destro con l'inspiro, flettiamoci lateralmente a sinistra con la mano che cammina lungo il tappetino, il braccio rimane in linea all'orecchio destro, uno, due. Non lo facciamo sollevare, 3, 4 e 5, spingendo la mano sinistra, inspirando, ci ritiriamo in su e con l'espiro portiamo il braccio al lato, solleviamo il braccio sinistro con l'inspiro, lentamente scorriamo la mano lungo il lato destro, teniamo lo sguardo dritto, 1, braccio ad arco, ho detto, 2, e sentite l'allungamento del fianco sinistro, 4 e 5. Veniamo di nuovo in su lentamente con l'inspiro ed espirando riportiamo il braccio giù, scambiamo eventualmente le caviglie se serve per fare l'ultimo esercizio in questa posizione con le gambe incrociate. Apriamo le braccia lateralmente con l'inspiro, incrociamo il gomito destro sul sinistro e poi proviamo anche a avvicinare le mani, i palmi nel tempo si uniranno, provate ad alzare anche un po' i gomiti in linea alle spalle, inspirando, guardando sempre in avanti, si spingono le braccia verso il soffitto, con l'espiro ci si curva in avanti provando ad andare in giù, poi gli avambracci verso il tappetino, il più possibile, inspiro, ritorno indietro, mantengo la schiena dritta e spingo le braccia verso l'alto. Con un lungo espiro vengo lentamente in giù, provando ad andare con i gomiti e gli avambracci giù. E ancora inspiro, schiena dritta, braccia estese, spinta in alto, ed espiro, mi ricurvo in avanti. Inspiro, ritorno indietro in posizione iniziale. Apro le braccia lateralmente con l'espiro. Inspiro,
e a cavallo il gomito sinistro sul destro, provando poi eventualmente ad unire anche i palmi. Generalmente non si uniscono, le mani rimangono aperte. Inspiro su le braccia, espiro di nuovo in avanti con le braccia che provano ad andare in giù. Inspirando, si viene in su di nuovo, si raddrizza la schiena spingendo le braccia su dritte. Espiro giù, inspiro ancora l'ultimo, completo, e portando le braccia su, e con l'espiro ritorno in avanti. Inspiro, mi porto di nuovo in posizione di partenza, e con l'espiro apro le braccia lentamente al lato e le lascio andare in giù, anche distendendo le gambe avanti se serve. Piano piano, fatelo, se non l'avete fatto ancora, distendetele completamente e fate qualche piccolo movimento per scioglierle. Bene, da qui riportiamo le gambe leggermente chiuse in questa, con i piedi chiusi in questa posizione, con le ginocchia aperte lateralmente, con le mani aggrappate al lato delle ginocchia. Ci tiriamo con il primo inspiro per raddrizzare un pochettino la schiena, e poi veniamo in avanti, in giù, fino ad avvolgere, se possibile, le mani, incrociarle intorno alla parte alta del piede, oppure ovviamente le caviglie. La schiena è curva in avanti in questa prima parte, in cui ci tiriamo inspirando in avanti con la testa, e veniamo in giù lentamente con i gomiti e con l'ombelico. Uno, lasciamo libera del tutto la testa. Due, ascoltate il corpo come si muove piano piano con il respiro. Tre, spingete anche un po' di ginocchia verso il basso. Quattro, e andiamo un po' più in giù con l'ultimo espiro, con la fronte che va verso le piante o i talloni. Inspirando, venite lentamente in su, piano 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 piano, fino a portarvi in una posizione con le mani dalle caviglie fino alle ginocchia, che vi permette di tenere la schiena dritta. Tiratevi un po' dalle gambe, dalle caviglie, dai piedi. Uno, un paio di respiri con la schiena tutta dritta in diagonale. Due, e piano rilasciamo i gomiti in avanti e facciamo una leggera pressione dei gomiti all'interno delle ginocchia, dove non fa eccessivamente male. Uno, provando a tenere la schiena dritta. Due, spingete le braccia e le ginocchia verso il basso. E tre, benissimo. Piano piano venite lentamente indietro con le mani lungo le ginocchia, e con l'espiro defaticate con le mani indietro, semmai distendendo anche una gamba e poi un'altra lentamente. Uno, potete liberare il respiro nel defaticamento. E due, ritorniamo nella posizione del rombo per fare una piccola e prima torsione. Ruotiamo verso sinistra portando la mano dietro il bacino, con la mano destra che si porta sul ginocchio sinistro. Provate già dall'inizio ad allineare il busto verso la parete laterale. La mano sinistra fa da appoggio e da perno e tende a tenere la colonna vertebrale dritta. Inspirando ci allunghiamo premendo la mano sinistra, e premendo la mano destra ruotiamo la spalla sinistra indietro. Uno, usiamo questa leva. Due, guardando possibilmente oltre la spalla sinistra. Tre, proviamo a tenere la schiena perpendicolare al pavimento. 4, lentamente riportiamo il busto in avanti con l'ultimo espiro, riportando la mano destra al lato, la sinistra più composta. Un respiro di transizione e ruotiamo dall'altro lato. La mano sinistra va al ginocchio destro e la mano destra dietro il bacino, possibilmente puntata indietro il braccio dritto. Inspiro, premo quella mano, mi allungo verso il soffitto e con l'espiro uso la mano sinistra per ruotare. 1, inspiro ed espiro. 2, inspiro, leggeri aggiustamenti. 3, delle posizioni, allungo con l'inspiro, ruoto con l'espiro. 4, inspiro, riporto lentamente il busto in avanti. 5, libero lentamente le gambe, distendendo la sinistra e la destra. Perfetto. Le attivo lentamente le gambe, mantengo le mani sulle ginocchia e provo a stare dritto con la schiena dietro.
1, 2 respiri e 2. Piano, da questa posizione, anche se abbiamo la schiena dietro un po' curva, inspiriamo e con respiro veniamo in avanti scorrendo le mani fino alle caviglie. Alcuni di noi potrebbero aver bisogno o di una cintura oppure di un asciugamano intorno ai piedi. Inspirando, scorrendola anche la mano sull'asciugamano, sulla cintura o sulle stesse gambe, raddrizzate la schiena per questi primi respiri. Uno. Guardate in avanti, dritto verso i piedi, le vostre caviglie. Due. Mantenete le spalle basse, le gambe attive. Tre. Se mai venite molto indietro, fino al punto in cui riuscite a fare tutto al meglio che si può. Quattro. Piano, si scorrono le mani più avanti possibile, lungo la cintura, l'asciugamano, i piedi, le caviglie. Si va a prendere il più possibile con la schiena curva in avanti, mantenendo le gambe sempre distese e attive. Ci tiriamo un pochettino inspirando, venendo in avanti dalle caviglie o dai piedi, e poi abbassiamo uno, l'ombelico verso le gambe. Due. Tenete le gambe attive il più possibile. Tre. E un po' più in giù, 5. Ora lentamente venite indietro inspirando e divaricate le gambe con respiro. Lentamente mettete le mani indietro e defaticate due respiri la schiena e le gambe stesse. 1 e 2. Mantenendo le gambe divaricate più o meno a 60 cm, 50 di distanza, inspirando solleviamo le braccia e con respiro proviamo a venire a prendere l'esterno dei piedi o delle caviglie o dei polpacci, anche fino alle ginocchia, ognuno ha la sua di posizione, le gambe dovrebbero stare dritte. Inspirando ci tiriamo e proviamo ad allungarci ancora altri 5 respiri. 1, tenete la testa libera, ascoltate il corpo. 2, come lavora a fare questi piccoli esercizi. 3. Piano piano il tutto diventerà più armonico. 4. L'ultimo espiro. Veniamo un pochettino più in giù, se possibile senza fare sforzi troppo eccessivi. Venite lentamente indietro inspirando, scorrendo le mani lungo le gambe, e portate le mani indietro con l'espiro. Lentamente portate un piede qui davanti al gluteo e l'altro con le mani puntate o in avanti o lateralmente o dietro. Inspirando si spinge i fianchi verso il soffitto tenendo le ginocchia dritte, ed espirando si abbassa il bacino lentamente. Inspirando di nuovo si spingono le ginocchia in avanti. Chi può con il collo può anche ruotarla indietro, la testa completamente o guardando su, e con l'espiro si riporta lentamente il bacino giù. Inspirando di nuovo con le ginocchia ferme. Si può anche guardare i fianchi che si allineano il più possibile alle ginocchia. E tre, ne facciamo ancora un altro, inspiriamo ed espiriamo giù di nuovo. Perfetto. Distendiamo tutte e due le gambe nuovamente, ci prendiamo anche una piccola pausa se serve, con le mani al lato, le gambe un pochettino più libere anche con la schiena curva. Lentamente, quando siamo pronti, riattiviamo i nostri muscoli delle gambe e quelli della schiena per ritirarci un pochettino in su, e proviamo a fare una torsione un pochettino più tradizionale e intensa, probabilmente con il piede destro che viene all'esterno del ginocchio sinistro, la gamba sinistra rimane distesa, il busto ruota verso il vostro lato destro. Mettiamo, come abbiamo fatto prima, la mano dietro sotto la spalla destra possibilmente, con il braccio avvolgiamo il sinistro e appoggiamo la gamba al ginocchio destro. Con la mano destra, inspirando, raddrizziamo la schiena, premendo la mano destra, e con respiro, tirando la gamba destra, ruotiamo la spalla destra indietro. Uno. Inspirando, allunghiamo, e con respiro, ruotiamo. Due. Inspiriamo, gamba sinistra sempre attiva. Tre. Inspiro, allungo. Ed espiro, ruoto. Quattro. Completiamo con l'ultimo espiro, con cui ritorniamo anche lentamente in avanti e accompagniamo la gamba destra distesa. Facciamo anche due respiri di transizione
e ci prepariamo intanto all'altro lato, portando il piede sinistro all'esterno del ginocchio destro, il braccio destro ruota intorno alla gamba sinistra, la gamba destra si attiva e la mano sinistra è lì dietro che fa da leva. Inspirando si preme la gamba destra, la gamba sinistra si allunga verso il soffitto e con l'espiro si tira il ginocchio sinistro 1 per ruotare, sempre aggiustamenti in corso 2, 3, su, inspirando 4 e ancora inspiro e ruoto nuovamente il busto in avanti accompagnando pian piano la gamba sinistra in giù. Perfetto, due respiri se servono di transizione in qualsiasi posizione in cui riusciamo a defaticare. Uno e due. Portiamo il ginocchio destro al petto con l'inspiro e ruotiamo la gamba lateralmente espirando. Piccola raccomandazione, se venendo in avanti con il busto sentiamo pizzichi al ginocchio, ritornate indietro, portate il piede più in avanti possibile e provate a ripeterlo fino a quando non sparisce il dolore. Inspirando il fastidio sulle braccia, si viene soprattutto con la mano destra possibilmente a prendere il piede sinistro. Se non ci si fa, la mano si avvolge intorno alla caviglia oppure la nostra asciugamano di supporto. Inspirando ci tiriamo, questo è Janus Sirsasana, e veniamo in giù con l'espiro. Uno, dobbiamo spingere la spalla e il gomito destro un po' verso il basso, sentirete tutto il lato destro tirare. Due, si mantiene la gamba sinistra attiva. Tre, quattro, con l'ultimo espiro si prova a venire un pochettino più in giù sulla gamba sinistra, piano piano con l'inspiro lasciate la caviglia, il piede, l'asciugamano, scorrete la gamba, le mani lungo la gamba e accompagnate con l'espiro ginocchio a petto per poi distendere lentamente la gamba destra in avanti. Il lato sinistro, il ginocchio viene al petto con l'inspiro prima, si apre, ci si compone, piano piano, ci si prende il tempo che serve. Quando siamo pronti, sempre con l'attenzione al ginocchio venendo in avanti, su tutte e due le braccia e poi e soprattutto la mano sinistra che semmai si fa aiutare. Inspiriamo, giù con il gomito sinistro, il lato corto da allungare. Uno, testa libera. Due, tre, quattro e cinque. Bene, lentamente si scorre le mani lungo la gamba, si accompagna il ginocchio al petto e si distende la gamba sinistra. Ci si prende due respiri almeno di transizione all'altra posizione. Portiamo le mani dietro, i piedi nuovamente qui in avanti, inspirando solleviamo il bacino, lo portiamo in linea ideale possibilmente alle ginocchia e manteniamo la posizione in isometria per 5 respiri. 1, lo sguardo può stare in avanti, il soffitto dipende dal collo, e 2, in dentro la parete addominale, 3, 4, piano si abbassa il bacino e si portano i piedi poco in avanti per defaticare. 1, e due. Da questa posizione, se siamo così, scorriamo le mani lungo le gambe, inspirando afferriamo la parte frontale delle ginocchia, espirando tenendo le ginocchia chiuse veniamo lentamente indietro con l'inspiro e troviamo l'equilibrio sugli ischi con l'espiro, mantenendo la colonna vertebrale dritta in diagonale. Inspirando proviamo a liberare le gambe. Uno, senza ovviamente curvare la schiena, se no. 2, riafferriamo le gambe anche nella parte posteriore. 3, la barca Navasana. 4 e 5, appoggiamoci in giù con i piedi, le mani e la fronte che cade tra le ginocchia. 1,
andiamo a fare la parte finale. Scorriamo le mani di nuovo lungo le gambe con l'inspiro e le portiamo dietro le ginocchia, le cosce. Inspiriamo, raddrizziamo la schiena e piano piano appoggiate i gomiti, semmai, quindi liberate prima le gambe per non collassare la schiena. Srotoliamo lentamente verso il basso, portando le mani in terra e i piedi qui davanti ai glutei, ben allineati, la nuca anche ben distesa, una piccola piccolina conca all'interno della zona lombare. Tenete le ginocchia ferme a questa distanza, 20 cm. Inspirando, spingiamo i fianchi verso il soffitto, Setubandha Sarvangasana, ed espirando veniamo giù, il ponte sulle spalle. Prima qualche respiro più dinamico, inspiro ed espiro, vengo in giù con il bacino riavvolgendo la colonna vertebrale, lentamente inspiro su dalla parte sacrale alla parte cervicale e poi in giù dalla parte dorsale a quella lombare sacrale. Ora inspirando ci fermeremo, tirando, prima tiriamo sul bacino e spingiamo i fianchi il più possibile su. Uno, tenete le ginocchia ferme, si possono incrociare le mani volendo e spingerle più intensamente in terra. 2, e dentro l'ombelico. 3, 4, lentamente si riporta il bacino giù e si abbracciano le ginocchia verso il petto. Ruotiamo lateralmente in maniera gentile per massaggiare la schiena. Ci respiriamo sempre su. 1, 2 e 3. Uniamo le ginocchia, portiamo i piedi in terra, le mani qui al lato ed estendiamo lentamente tutte e due le gambe, tenendole attive con i piedi a martello. La schiena sempre ben distesa sul tappetino, anche la nuca. Inspirando, sovrapprendo anche le braccia lateralmente, solleviamo la gamba destra e con l'espiro riportiamo la gamba destra in giù. 1. Inspirando, solleviamo la gamba sinistra. Riportiamo la gamba in giù. 2. Inspiriamo. Ed espiriamo. 3. Inspiriamo. Ed espiriamo. 4. Ora inspirando solleviamo la gamba destra, la manteniamo ferma, proviamo ad avvolgere tutte e due le mani nella parte posteriore della gamba tenendola dritta e poi tirarla un pochettino indietro. 1, 2, 3, 4, piano. Con l'ultimo espiro si lascia piegare il ginocchio destro e si accompagna la gamba destra in terra. Solleviamo la gamba sinistra, inspirando, avvolgiamo le mani intorno al retro della gamba tenendola dritta. 1, tiriamola un pochettino indietro senza alzare la destra da terra. 2, 3, 4, piano con l'ultimo espiro, pieghiamo il ginocchio sinistro, accompagniamo la gamba in terra e distendiamola. Bene, da qui liberiamo tutto il corpo sul tappetino, trovate una posizione comoda, distendendo le braccia e le gambe al lato e facciamo 2 minuti di rilassamento. Respiro da ogni controllo. Ascoltiamo le reazioni del corpo alla pratica che abbiamo appena terminato.
iniziamo a risvegliarlo con molta calma, con qualche respiro, un pochettino più carico di aria. Si rotola generalmente sul lato destro, dove ci si può anche fermare qualche minuto in più, altrimenti si pensa, ci si porta nella posizione iniziale con le caviglie incrociate o comunque seduti. Appoggiamo le mani unite davanti al petto e grazie, namaste.